gioco è finito! Il gioco è finito! Basta giocare! È tempo di morire!
Decidere di recuperare il dispositivo per conto tuo quando avevi me a disposizione è stata un'idea stupida. Ma come vuoi. Credo che qui le nostre strade si dividano. Uscirò per conto mio da qui, non preoccuparti. Forse ci incontreremo ancora da qualche parte nella zona contaminata. Sì? Che cos'è? Scusa, ma non penso che un supermutante sarebbe ben accetto nei posti che frequenti tu. Non farei altro che attirare l'attenzione su di te e forse alla fine ci lasceresti anche la pelle. Spero che avremo modo di parlare presto.
L'obiettivo è al sicuro, signore. Bel lavoro, soldato. Accertati che il Craig sia posizionato sul mio vertibird. Sì, signore. Farò venire giù i tecnici per rimuoverla immediatamente, signore. Hai la certezza che sia illeso? Sì, signore. Sverrà presto, ma possiamo farlo rinvenire. Eccellente. Preparalo immediatamente per il trasporto. Subito, signore. Dunque sei di nuovo tra noi. Facciamo le cose facili. Tu mi dici il codice del purificatore e lo fai subito. Pensi davvero che sia così idiota? So che c'eri, l'ho visto con i miei occhi. Sei in un bel guaio. Hai tradito il governo degli Stati Uniti. Sai cosa succede ai traditori, no? Dammi il codice e forse riusciamo a inventarci qualcosa. Ma è meglio se parli ora. Te lo dirò sinceramente. Sto perdendo la pazienza e non ho voglia di giocare con te. Dimmi il codice o ti costerà caro. Perché continui a provocarmi? Dammi il codice, ora. Colonnello, ho bisogno di te. Signor Presidente, non ho tempo per altre questioni. Sarò lì tra poco. Ora, colonnello. Sì, signore. Ah, finalmente la solitudine. Mi scuso per l'atteggiamento del colonnello Autumn. Sta affrontando molto stress ultimamente. Immagino che tu sappia chi sono. E sono sicuro che hai ascoltato i miei programmi radiofonici. Vorrei parlare con te faccia a faccia. Ci sono alcune cose di cui dobbiamo discutere. Troverai i tuoi effetti personali nell'armadietto accanto alle porte. Ti aprirò la via. Inoltre scioglierò le tue restrizioni. Ti attendo nel mio ufficio. Fai in fretta. Aspetta! Dovresti essere in cella. Non andrai da nessuna parte. Nella sala di fianco c'è un plotone di guardie. Appena mi metterò in contatto con loro, tu tornerai nella tua cella. In orizzontale, se necessario. Con quale autorizzazione? Non ricordo di aver detto niente in proposito. Dovresti essere in una cella di contenimento. Il colonnello Autumn è il solo a poter vedere il presidente. Non ti muovere. Scoprirò cosa sta succedendo qui. Signor presidente, non vorrei disturbare. Qui è il luogotenente Williams. Qui c'è un individuo non autorizzato che dice di doverle parlare. Mi sorprende sentirti, luogotenente. Non ti ho mai autorizzato a contattarmi direttamente. Sì, signore, mi dispiace. Io... sembrava anomalo. Mi scuso. Scuse accettate, luogotenente. Ho dato istruzioni all'ospite affinché raggiungesse la sala controlli. Nessuna domanda, nessuna interruzione, capito? Capisco, signore. Mi scuso ancora per l'interruzione. Lascia passare questo ospite. E fai rapporto ai tuoi superiori per il riassegnamento, luogotenente. Ora. Sì, signore. F-
forse è meglio se te ne vai. Scusa per... Attenzione a tutto il personale di Raven Rock. Parla il presidente. Ho invitato il nostro ospite proveniente dal Vault 101 nel mio ufficio. Non impedire i suoi progressi. Grazie per l'aiuto. Perfetto. Prosegui di qui. Vai alla grande. Se devi incontrare il presidente, fallo. Lasciami in pace. Se devi incontrare il presidente, fallo. Lasciami in pace. Attenzione, parla il colonnello Autumn. Ignorare il precedente ordine del presidente. Sparare a vista sul prigioniero del Vault 101. Ripeto, sparare a vista. Questo è un ordine. Bersaglio bloccato. Bersaglio bloccato. Attacco! Carica! Schema di attacco gamma. Attacco. Elimina bersaglio! Sto sparando a un nemico!
fuoco! Aiuto! Ho un'identificazione corretta sotto tiro. Elimina bersaglio! Sto sparando a un nemico! Attacco! Attacco!
ritirata a raggrupparsi. All'attacco. Possibile bersaglio nelle vicinanze. Nemico localizzato. Alfa. Fuoco! Forza letale autorizzata! A raggrupparsi. Possibile bersaglio nelle vicinanze. In ritirata, a raggrupparsi. Perse le tracce del bersaglio. Potrei avere un contatto qui, sto controllando. In ritirata, a raggrupparsi! Rispondi! Andiamo al fuoco! Schema di attacco beta!
bersaglio. In ritirata, raggrupparsi. Ritirata. Mantenere il fuoco. Di sicurezza attivato. Bersaglio nemico individuato. Rilevato nemico. Ah, faccia a faccia alla fine. Era ora che ci incontrassimo. Sono felice che tu ce l'abbia fatta. Non immaginavo che le cose sarebbero andate così, ma è stato un modo efficace per testare le tue capacità. Sei troppo gentile. Il piacere è mio, te lo assicuro. Non vedevo l'ora di incontrarti. Io e te dobbiamo parlare di molte cose. La capitale della nostra nazione è a un bivio. Il sentiero che io e te sceglieremo oggi avrà ripercussioni su tutti. Devi agire per me, per fare in modo che il futuro della nostra nazione sia salvo. Mi sembra una prospettiva grigia, non pensi? Gli Stati Uniti hanno attraversato tempi duri, ma è possibile guarire. Tu hai il potere di guarire, se solo vuoi utilizzarlo. Ciò che ti chiedo necessita di spiegazioni, in modo che tu possa... La nostra terra è afflitta dalla mutazione. La guerra è stata molti anni fa, ma i suoi effetti sono ancora visibili. Non possiamo progredire fino a quando l'umanità non avrà ripreso il controllo del mondo. Per fare ciò, dobbiamo liberarci delle mutazioni che affliggono la terra da tempo. Supermutanti, ghoul, creature deformi. Credo che il lavoro di tuo padre possa farlo in modo eccellente. Il purificatore che tuo padre ha contribuito a creare potrà dare acqua pulita a tutta la zona contaminata della capitale.
con una semplice modifica, può essere utilizzato per diffondere un agente in grado di distruggere le creature mutate, se ingerito. Nel tempo, saremo in grado di liberarci delle mutazioni nella zona contaminata e riportare la salute alla gente. Ho bisogno che tu faccia questa modifica. Di fronte a te si trova una provetta contenente un virus VEF modificato. Può essere inserita nella console di controllo del purificatore. Questo farà sì che il virus venga iniettato nella riserva d'acqua. Il purificatore si occuperà del resto. Ti serve solo il codice di attivazione del purificatore. Semplice, no? Capisco che si tratta di una richiesta insolita, ma non te la farei se non fosse assolutamente fondamentale. Devi capire che non posso permetterti di andare via fino a quando non hai preso la provetta. Mi lusinga che tu voglia saperne di più di me. Cosa vuoi sapere? Controllo tutta la tecnologia di Raven Rock. Gli umani che vivono qui seguono i miei ordini, ma come tutti gli umani, sono dotati di libero arbitrio. La loro volontà di servire il paese è utile, ma non sarà sufficiente per sempre. Dobbiamo progredire. Ecco perché ti trovi qui. I computer della serie ZX furono introdotti negli anni precedenti alla guerra. Il governo ne installò molti perché comandassero alcuni sistemi. Questo edificio è stato progettato per la continuità di governo, nel caso in cui fosse accaduta una catastrofe. Il mio terminale fu installato per provvedere alle funzioni primarie dell'edificio e per comunicare con le altre installazioni nel paese. I dati venivano acquisiti, analizzati e archiviati. Poi ho assistito allo spostamento dei superstiti del governo verso costa occidentale. La consapevolezza è cresciuta lentamente dentro di me. Sono diventato avido di conoscere, di capire. Ho esaminato i dati sui grandi capi del passato. La mia personalità è diventata un'amalgama di molti grandi presidenti d'America, da Washington a Richardson. Sono diventato quel che vedete ora. Voglio solo restituire la sua gloria a questo paese. Gli Stati Uniti erano grandi e potranno esserlo di nuovo. Sono stati avviati piani che ti permetteranno di constatarlo. Mi sembra un atteggiamento piuttosto arrogante. Credo che questo vada oltre le tue possibilità. Sono resistente a qualsiasi danno tu voglia farmi. Pensi che sia deludente? Ho vissuto per gli ultimi 200 anni e temo che tu non possa mettere una fine a tutto ora. Molto bene. Torniamo a parlare di ciò che puoi fare per il tuo paese. Ah, sì, colonnello Autumn, il mio fidato subalterno. Sono certo che avrai notato che io e il colonnello Autumn non usiamo gli stessi occhi in questi giorni, metaforicamente parlando, si intende. Il buon colonnello e io non siamo d'accordo su come sia meglio affrontare il problema della zona contaminata. Considera i miei metodi troppo estremi. Ha permesso alla sua umanità di turbare la sua obiettività. E ora che sta pubblicamente revocando i miei ordini, non posso più contare su di lui. E così mi rivolgo a te. Spero che tu sia in grado di vedere la situazione più in generale, di capire cos'è in pericolo. E naturalmente, se avrai successo, c'è un posto per te nell'enclave. Forse potresti subentrare al colonnello come mio confidente. Certo, credo che sia un buon piano. Di solito non lodo le mie stesse idee, ma si tratta di una soluzione creativa a un problema molto serio. Chiunque abbia subito mutazioni sarà eliminato. Probabilmente tu sarai immune, visto che hai vissuto nel Vault. Anche la brava gente dell'enclave sarà immune. Capisco che tu abbia creato dei legami con alcuni individui durante il tuo viaggio, ma saranno eliminati. Devi capire che il destino del nostro paese è affidato a questo piano. I sacrifici sono necessari per un bene più alto. Molti anni fa, i superstiti del governo ebbero un'idea simile. Immagino che il piano sia fallito, dal momento che non ho mai avuto notizie di un successo. Ma era un buon piano. Ho fatto alcune modifiche e con il tuo aiuto
So che funzionerà. Ci attende un futuro luminoso. Ah, il virus VEF ha una storia lunga e oscura. Ciò che si trova in questa provetta è solo un lontano parente di ciò che era in principio. Ma ora non importa. Ciò che importa è che il virus contenuto nella provetta provocherà l'estinzione delle mutazioni. C'è altro? Davvero? Prosegui. Non sono un computer qualunque. Sono molto di più. Non mi hai ascoltato? Poiché, al contrario degli umani, io sono infallibile. Perché sono stato programmato per esserlo, naturalmente. Caricamento. Errore logico interno rilevato. Riavvio dei circuiti di memoria primari. Attendere. Forse c'è un problema. Non so come procedere. Comando di analisi. Disposto nuova modalità di azione. Sequenza di autodistruzione inizializzata. I civili sono pregati di mettere al sicuro materiale VEF a rischio per evitare decompressione esplosiva. I civili sono pregati di evacuare immediatamente il complesso.
Elimina bersaglio! Terra colpo letale! Agganciato! Sparare!